condividere con voi la passione, perché è quello che cerco di fare, è ovviamente quei piatti particolari, quelle cose che andare al ristorante a mangiare costano una marea di soldi, e dato che io non sono un ristoratore, cucino in casa, e portare certe cucine in casa, oppure anche il piatto semplice. Non so cosa fare oggi, sono anni che preparo sempre le stesse cose, ho un appuntamento importante, voglio fare bella figura o con degli ospiti, e quindi questo è l'obiettivo di questo canale, è proprio di darvi degli spunti, delle idee o qualche trucchetto. Oggi andiamo a fare un piatto particolare che arriva soprattutto dall'Argentina e dal Brasile, che è la picagna. La picagna che cos'è? È la punta della sottofesa. Praticamente è il taglio, quella che chiamiamo anche codona. Ci sono praticamente tre vene, alla terza viene fatto il taglio, da qua poi parte e inizia la sottofesa. Quindi questa è la punta della sottofesa o codona. Prima cosa che andiamo a fare è andare a praticare delle piccole incisioni a rombo sul grasso. Attenzione a non arrivare alla carne. Quindi questo permetterà adesso anche ai sapori di penetrare meglio. Ok. Mi raccomando, coltelli sempre ben affilati. Ah, io l'ho già ripulita. Se c'è tessuto connettivo, quindi pleura, comunque rimuovete, pulitela in modo tale che poi non sia sempre quell'effetto, come dico sempre, carta da forno. Ok. Una volta praticate le incisioni, andiamo adesso a preparare l'insaporitore o gli aromi, quelli che gli americani malati di barbecue chiamano il rub. Quindi sale, pepe nero, aglio in polvere. Perché nelle lunghe cotture della carne si usa quello in polvere? Semplice, perché l'aglio, anche tritato, l'aglio ha un punto di fumo molto basso, quindi brucia facilmente. Andare a mettere l'aglio tritato vuol dire che in una cottura lunga poi alla fine ce lo ritroviamo bruciato. Ok, quindi mischiamo. Adesso poi qui invece va a gusti, per far aderire meglio gli aromi alla carne io la vado a bagnare appena appena con un filo d'olio, e dopodiché andrò a massaggiarla con gli aromi. Altri invece, se volete evitare il grasso dell'olio, potete direttamente andare, ok, bel massaggino, potete andare direttamente a mettere sopra gli aromi, mi raccomando di spalmare bene in modo tale che comunque anche il sale, il pepe e comunque gli aromi penetrino bene nella carne. Ok, un bel massaggino. Questa è la parte goduriosa. E cominciamo a mettere gli aromi. Spargerli bene su tutta la superficie, far aderire, far entrare bene nelle fibre, in modo che si saporisca bene anche ai lati. Mettete anche nelle incisioni, così si saporisce tutta bene. Ora, passaggi successivi saranno, ci sono due filosofie, c'è chi è appassionato della reverse, quindi prima nel forno e poi la scottata finale sulla griglia, ma questa è una cottura che fa perdere tantissimi liquidi
alla carne, perché ovviamente la carne, non essendo sigillata, durante la cottura ne lascerà tantissimi di liquidi e quindi sarà più magra ma anche un po' più asciutta. Ed è la cottura Weber's. Invece noi andremo a fare quella tradizionale, quindi prima andiamo su una piastra di ghisa bella rovente a sigillare la nostra carne, dopodiché andremo a infornarla in modo tale che al suo interno lei trattenga tutti i suoi umori, quindi i suoi succhi, quindi risulterà una carne più succosa. Poi anche questo ovviamente dipende dai gusti. Quindi noi oggi andremo a fargli una cottura tradizionale. Quindi adesso ci sposteremo in esterna, andiamo a sigillare la nostra carne, dopodiché una volta sigillata la porteremo dentro. Ho già messo a preriscaldare il forno. Adesso per preriscaldarla è a 180 gradi, io ho messo il combinato grill e ventilato, dopodiché quando andrò a infornare abbasserò a 160 gradi. I tempi di cottura ovviamente cambiano anche in base alla dimensione del pezzo. Tenete conto che una picagna deve essere almeno 1,1 kg, 1,2 kg, questa è 1,3 kg. Come si fa a capire quando è pronta? Semplice. Il nostro termometro andremo a misurare al cuore, quindi la metteremo nella parte più alta per essere sicuri di andare a prendere la temperatura al cuore di questo pezzo. Allora, cottura giusta, 50-51 gradi, la chiamano blu, è molto molto al sangue. 54-55 gradi è al sangue giusta, 56-57 gradi ci avviciniamo già, è già una cottura media. Non arrivate a 60 gradi perché diventa cottura ben cotta, ma un pezzo così, pezzi grossi, fiorentina, la tomahawk, i filetti, la picagna, cioè i pezzi grossi, portarli a temperatura ben cotta, ragazzi, diventa un mattone, immangiabile. Per cui se siete amanti della carne ben cotta, siete quelli che possono mangiare tranquillamente anche la bistecchina, quella sottile, fatta ben cotta, e va bene così. Chi ama questi tagli particolari di solito la mangia al sangue, al massimo un po' rosata, ci andiamo verso il medio, verso la media cottura. Io quindi questo è quello che voglio ottenere da questo pezzo, quindi ho già impostato il termometro a 55 gradi e quindi niente, andiamo a sigillare la carne, poi andremo a infornarla e attenderemo di arrivare con la giusta temperatura al cuore di questo fantastico pezzo di carne spettacolare. Questo è, appunto, sono gli ultimi residui del tessuto connettivo, ma come vedete è bella pulita. Toglietevi perché, come anche ho fatto vedere, anche quando ho fatto le costine che hanno quella pleura, quindi quel tessuto connettivo bianco, vi sarà capitato quando andate a mangiare in giro, che poi quando andate a mangiare la costina, vicino all'osso c'è quel pezzo che sembra di masticare la carta da forno. È terribile, quindi se potete, avete voglia, vi piace giocare col prodotto, col cibo, lavoratelo, pulitelo, dedicategli qualità nella preparazione, in modo che avrete qualità poi al palato quando andiamo a mangiare. Andiamo a sigillare questa. Che rumorino. Allora, il primo lato che vado a sigillare è quello dove c'è il grasso, quindi il grasso gli fa anche un po' da scudo. E l'altra cosa che otterremo dalla picagna è che dal punto di vista della cottura, se io avrò una cottura media al centro, quindi ho anzi un po' il sangue al centro, mi permetterà, visto che ha una forma non omogenea, non è piatta, ma ha dei punti più spessi e punti ovviamente più sottili, questi arriveranno qui. Se sto al sangue al centro, arrivo in cottura media ai lati. Se la porto media al centro, poi sarà troppo cotta ai lati. Però tendenzialmente, proprio perché ha queste misure diverse, quella che poi quando la porti a tavola soddisfa un po' tutti, per cui a seconda del pezzo che ognuno si prende andremo a far contento chi la vuole al sangue e andremo a far contento chi la vuole media. Ok, andiamo a girarla. Ha fatto una bellissima reazione di Maillard. La reazione Maillard, lo dico sempre per chi magari è la prima volta che vede i miei video, è questa crosticina marrone, sono i grassi e gli zuccheri che vanno a caramellarsi a contatto con la superficie calda, formando questa deliziosa crosticina croccante e buonissima. Si chiama reazione di Maillard. Quindi andiamo a sigillarla bene. Un minuto per lato, avete visto. La parte di qua si è anche già sigillata, quindi c'è rimasto da fare il sotto e poi la parte dietro. Adesso facciamo sigillare anche la parte di qua. Ok,
pitturatura, come vedete, è veloce. Poi sulla piastra, la piastra mi raccomando già rovente, appena appoggiate. Ecco qua, bella pizzola. Ok, la sigillatura, adesso devo dargli giusto una scottatina sull'altro lato. Oh, perfetto, anche di qua. Facciamo parte sotto un pochino. Direi che ci siamo. Ok. Andiamo a infornarla. Ed eccoci qua, pronti per infornare. A questo punto andiamo a prendere 13 euro. Vi può salvare, vi cambia da così a così la qualità dei piatti. Un termometro. Poi ci sono quelli con l'app, quelli super mega, ma almeno un termometro basilare come questo, per andare a misurare la temperatura appunto al cuore, prendetelo perché vi cambia davvero il risultato del piatto. Quindi termometro al cuore messo, andiamo a infornare. Allora, io ho messo sotto una bacinella con dell'acqua, in modo che raccoglierà i succhi che cadranno senza andare a sporcare tutto il forno. L'altra volta, nel video della Fiorentina, avevamo messo sotto invece, avevamo preparato nella teglia delle verdure. Quindi le verdure al forno, mentre si cuocevano, intanto si sono arricchite con i grassi della carne che scolava. Quindi prendetelo come spunto se volete anche contemporaneamente preparare un contorno. Vado a chiudere e aspettiamo che arrivi ai nostri 54-55 gradi al cuore. A dopo! Ed eccoci qua. Allora, praticamente 50 minuti ci sono andati, però ovviamente quello dipende dal pezzo. Cosa conta per capire se è giusta? Quindi non il tempo, ma la temperatura. La nostra è arrivata ai nostri 55 gradi. E quindi adesso tolto il termometro, lasciata riposare qualche minuto. Perché va lasciata riposare? Le fibre, quando sono molto calde, sono anche molto morbide, quindi quando si fa il taglio tendono a sfaldarsi, quindi la carne tende a sfaldarsi. Lasciarla riposare qualche minutino, 3-4 minuti, permette alle fibre di stabilizzarsi, in modo che quando poi andremo a fare il taglio non andremo a sfibrare la carne. Ora, sarà buona o non sarà buona? Allora, è spettacolare. Non so se si sente vicina. Un biscotto. Croccantissimo. Si sente, si sente. E come sarà? Beh, andiamo a vedere. Mamma che profumo. Eccola. Come vedete, l'estremità è una cottura media, giusta? Man mano che si entra al cuore si va ad avere una cottura media, un po' tendente al sangue, ma comunque una cottura giusta. Il profumo è qualcosa di strepitoso e guarda, avvicina qua, guardate i succhi. Beh, che me lo dico fare, altro che asciutta. E andiamo a fare la prova dell'assaggio, andiamo a ustionarci. Allora, si aprono le scommesse, poi scrivetemi nei commenti secondo voi le bolle sulla lingua, il numero di bolle sulla lingua che mi verranno andando ad assaggiare. Mamma come sta sgocciolando, mamma mia. Secondo voi quante bolle sulla lingua mi ritroverò dopo questa prova dell'assaggio? Scrivetemelo nei commenti, come nei commenti scrivetemi anche consigli, il vostro parere o se volete che cucino qualcosa in particolare per voi. Mi raccomando, fatemelo sapere. Come dico sempre, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi altri video e quantomeno mettete un like per
apprezzare un po' tutto lo sbattimento. Voi vi portate a casa intrattenimento su YouTube, vi portate a casa ricette, vi portate a casa tutorial, vi portate a casa tante cose. Ma ricordatevi che se voi vi siete portati a casa un video è perché qualcuno ha fatto un lavoro dietro per regalarvelo, perché per voi è gratis. Quindi mettete un like, non solo a me, a tutti quelli che su YouTube vi offrono qualcosa e contenuti. Buon pranzo a tutti, andiamo un po'. Burro, si scioglie in bocca. E la cottura di questi pezzi importanti non è facile, difficilissima. Seguitemi e anche a casa vostra, con i vostri amici, con noi in famiglia, con il vostro compagno e la vostra compagna, potete farvi dei pranzi, delle cene spettacolari senza andare a spendere chissà quanto in mega ristoranti stellati. Portiamo la cucina buona in casa, anziché fare sempre le stesse cose. Buona domenica a tutti e buon pranzo.